Ciao, ciao. Salve. Ministro prima diceva che forse solo è mancato soltanto un pochino di o di coraggio di spezzare la testa davanti, però è una, la partita l'ha fatto soprattutto all'estate con l'aggressività giusta, una squadra che si sta trovando, si è trovata bene con un avversario che comunque va 10 punti in più. Quindi. Sì, credo che oggi abbiamo dimostrato che non sono giusti, tra virgolette, quei 10 punti. L'avevamo preparato così, sapevamo che era una squadra che giocava tanto e quindi siamo andati a prendere gli altri. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, ci è mancato un po' di l'episodio che faccio portare a casa 3 punti, se lo trova anche il portiere, quindi siamo contenti. Ecco, senti, però dà una sensazione di una squadra, al di là del classico, che magari c'è tanta pressione, di una squadra serena dentro, una squadra che, cioè, l'equilibrio lo trovi quando sei anche, ti trovi bene in campo, quindi c'è una serenità, non ci sono pensieri, c'è la voglia di crescere, questa è la sensazione che ha trasmesso questa partita. Sì, sicuramente col tempo abbiamo costruito anche qualche certezza, no? E sulla quale stiamo lavorando, possiamo solo che migliorare, avendo una squadra giovane, possiamo solo migliorare. È iniziato un trittico, arriva l'Olbia, l'Olbia che oggi si è ovviamente perso, perdeva in casa. Sì, ha perso. Partita, come dire, sono tutte cruciali, ma veramente una partita quasi spartiacque per magari guardare qualcosa. Spartiacque è presto, è tutto un girone, però è una partita importante, sappiamo che se facciamo risultato sono 3 punti che possono fare la differenza. Senti, all'inizio, il primo tempo, tu hai avuto un bel a che fare con un ex grigio dalla tua parte, poi piano piano, non so se sei spento, se sei riuscito a spegnere, perché hai avuto qualche guizzo, un po' nelle sue caratteristiche, quel tipo di gioco, quindi magari ti ha tenuto un pochino più basso, obbligato a stare un pochino più. Sì, ma è un giocatore importante, l'ho giocato tante volte contro il Sartorio, lo conoscevo, però poi quando abbiamo alzato la squadra, anche per lui è stato un po' più. Hanno giocato meno anche loro, hanno avuto meno spazio. Ok, grazie.